Messaggio di Matthew Ward, di Suzanne Ward, 1 marzo 2023. Con i saluti affettuosi di tutte le anime di questa stazione, sono Matthew. Una parte della battaglia tra luce e oscurità si svolge ancora dietro le quinte, ma altre parti si sono coraggiosamente spostate sulla scena mondiale. I cittadini di molti paesi si stanno ribellando alle politiche governative intrise di oscurità e altri governi si rifiutano di collaborare con gli sforzi degli illuminati per rafforzare i loro tentacoli globali in rapida estinzione. Deep State, Cabala, Governo Ombra, Unico Ordine Mondiale e Neonazismo sono altre denominazioni di questa società segreta, le cui diverse fazioni hanno la stessa ideologia e lo stesso obiettivo diabolico: controllare il mondo. Hanno bisogno di basse vibrazioni per la loro stessa sopravvivenza e si scagliano contro la crescente opposizione creando paura come possono. Sanno che questa sensazione di bassa vibrazione è potente e contagiosa. La paura di una persona raggiunge tutti quelli che sono vicini e la diffondono ovunque vadano. Ma le persone non lo sanno e non sanno che le loro paure, che derivano da vecchie previsioni spaventose rimesse in circolazione o da vere e proprie bugie riportate ripetutamente dai media mainstream controllati dagli illuminati, sono inutili. Nessuna delle seguenti informazioni terrificanti si applica al futuro della Terra. Se la Russia sconfigge l'Ucraina, Putin può invadere i paesi della NATO. Con la Cina come alleata della Russia, il pericolo che questi due paesi aggressivi possano scatenare una guerra mondiale nucleare è grande. Gli Illuminati vogliono disperatamente che la loro propaganda evochi un'altra guerra mondiale, ma non ci sarà nessuna guerra mondiale, nessuna guerra nucleare. La missione di pulizia intrapresa dalla Russia in Ucraina pone fine a più di mezzo secolo di attività efferate degli Illuminati in quel paese. Per quanto questa missione sia essenziale per le forze di luce, c'è una profonda tristezza al riguardo. La maggior parte delle truppe e dei civili ucraini non è a conoscenza della pervasiva attività malvagia radicata nel loro paese, spesso strategicamente insediata nei sotterranei di complessi residenziali, ospedali e scuole, quindi non capiscono perché le truppe russe stiano attaccando quei luoghi. Non sanno nemmeno che le atrocità attribuite alle truppe russe sono opera di mercenari pagati dagli Illuminati. I popoli dei due paesi condividono le stesse radici ancestrali, la stessa cultura e la stessa storia, ed è tragico che persone che non erano nemiche ora si uccidano a vicenda. Non avevamo intenzione di parlare in modo così emotivo, ma questa situazione ci ha toccato profondamente. Tutte le vite distrutte dall'intenzione dell'oscurità ci colpiscono in questo modo e piangiamo con Gaia. Ma non possiamo permettere che il dolore si protragga, altrimenti si affievolirebbe la luce collettiva di questa stazione e non possiamo permettere che ciò accada. La nostra luce è necessaria per aiutare a mantenere l'universo in equilibrio e per aiutare la Terra a guarire le sue ferite aperte. Ora la guardiamo nel continuum in cui prevalgono pace, amore, gioia, abbondanza per tutti e vita in armonia con la natura. Cari, questo è il mondo glorioso che voi, come nostra famiglia terrestre, state aiutando a manifestare, e tutti gli esseri di luce in questo universo vi sono grati. Nella densità terrestre è più di quanto possiate immaginare, ma quando tornerete trionfalmente nelle vostre terre d'origine, lo saprete. Ora, la fazione del governo cinese che ha preso il comando sta discutendo con la Russia e altre nazioni i modi migliori per stabilire un mondo pacifico, ripristinare l'ambiente devastato della Terra e distribuire equamente la ricchezza del mondo.
Dopo aver puntato il dito contro la Cina per il pallone spia, gli Stati Uniti lo hanno abbattuto e poco dopo hanno fatto lo stesso con alcuni oggetti non identificati. Questo ha fatto sorgere una domanda logica. Se questi oggetti provengono da una fonte extramondo, gli alieni che li hanno inviati si vendicheranno invadendo la Terra? Anni fa, un team intergalattico ha eretto una griglia luminosa protettiva intorno alla Terra, la cui brillantezza non può essere avvicinata da nessuna entità a bassa vibrazione. Tutte le navicelle extraterrestri che circondano la Terra sono lì per assistere il pianeta e la sua civiltà. Tuttavia, poiché un'invasione di ET prodotta olograficamente è nell'agenda di emergenza degli Illuminati, potrebbero tentare di farlo. Se lo fanno, le forze di luce lo trasformeranno in un intrattenimento spettacolare. Gli scienziati sostengono che le pandemie sono destinate a rimanere. Per proteggere la salute pubblica, l'Organizzazione Mondiale della Sanità può imporre legalmente che tutti siano inoculati e richiedere una prova di conformità per ottenere servizi standard. Se l'OMS controllata dagli Illuminati stabilisce questo requisito, può essere applicato solo per poco tempo. La popolazione si sta svegliando e il tempo a disposizione degli oscuri è finito. La comunità medica degli Stati Uniti è preoccupata per un fungo super problematico che si sta diffondendo. Ora anche un fungo minaccia la salute del pubblico. Comunque vada a finire, sarà uno degli ultimi sforzi degli Illuminati per promuovere la paura e il caos. Nei mesi a venire, molti decessi saranno causati dagli effetti delle inoculazioni e da tutte le altre ragioni per cui la gente moriva prima della pandemia. Proprio come ora, la maggior parte sarà in accordo con i contratti d'anima. Il messaggio del 1 febbraio 2023 lo spiega. Il sistema immunitario di tutti coloro che assorbono la luce sarà notevolmente rafforzato. La luce trasforma le cellule a base di carbonio in cristalline, resistenti alle malattie, che permettono ai corpi di vivere nei piani astrali di luce superiori, verso i quali la Terra si sta dirigendo, e riattiva i filamenti dormienti del DNA. L'assorbimento della luce deriva dal vivere in modo divino, e come ha detto Dio, è semplice come essere gentile. A causa dei cambiamenti climatici, gli oceani inonderanno le coste fino all'interno delle montagne e annegheranno chiunque si trovi sul loro cammino. Le acque, che si sono innalzate gradualmente per decenni, raggiungeranno un'altezza massima di pochi piedi. Un piede sono poco più di 30 centimetri. Alcune aree non saranno affatto colpite e le persone che si trovano nelle comunità interessate a livello del mare avranno tutto il tempo per trasferirsi. Viene prevista anche un'improvvisa miniera glaciale che distruggerà la maggior parte della vita. Il viaggio di ascensione della Terra verso la sua destinazione in alta quinta densità non prevede nessuna di queste eventualità. Il cambiamento climatico sta causando tempeste più frequenti, mortali e distruttive. Per più di mezzo secolo, gli Illuminati hanno manipolato tecnologicamente il clima e causato disastri cosiddetti naturali. Quando saranno stati sconfitti, e questo si profila sempre più all'orizzonte, non ci saranno più eventi meteorologici disastrosi o sconvolgimenti geologici catastrofici, e finalmente Madre Natura potrà avviarsi a manifestare un clima moderato a livello globale. Il denaro nelle banche, nei fondi pensione e nei mercati azionari può essere perduto quando il sistema economico passa al digitale. Questo è il piano degli Illuminati e non si realizzerà.
Il sistema basato sui metalli preziosi che verrà attuato salvaguarderà il denaro e gli investimenti legittimamente guadagnati e abolirà i debiti nazionali e individuali ai tassi di interesse usurari che hanno permesso agli illuminati di accumulare parte delle loro immense fortune. La guerra alle droghe illegali non può essere vinta perché i cartelli sono molto potenti. Questa guerra è una falsità iniziata dagli illuminati che gestiscono il traffico di droga in collaborazione con i cartelli e con alcuni mandanti dei governi. Sono anche al vertice del settore del riciclaggio di denaro e quando non ci saranno più, entrambe le industrie cominceranno a disfarsi. Tutto ciò che si basa sull'intenzione oscura si sgretolerà man mano che i livelli vibratori continueranno a salire. L'intelligenza artificiale trasformerà la popolazione in semi-robot con una programmazione digitalizzata. Questo, come tutti gli altri piani inconcepibili degli illuminati per i popoli della Terra, non si realizzerà e l'intelligenza artificiale sarà usata solo in modi benefici. Cari, condividere la verità di questi argomenti solleverà tutti coloro che sono ricettivi e anche spiegare un'altra questione può evitare inutili paure. Qualche tempo fa, quando abbiamo parlato di un'altra chiusura, abbiamo detto che era una possibilità. Ora è una forte probabilità. Anche se non sappiamo esattamente quando avverrà, comunque sembra che sia più vicino che lontano e sappiamo che non sarà di lunga durata. È comunque consigliabile avere a portata di mano cibo extra e altri oggetti utili in qualsiasi situazione inaspettata. Se verranno chiamate le truppe, sarà per la vostra sicurezza, non per un colpo di stato militare. E potete essere certi che le forze della luce faranno in modo che le conseguenze siano completamente a vostro favore e a favore del vostro mondo. In effetti, voi volontari siete anime potenti, ma soddisfare ogni esigenza di una civiltà di terza densità che si è assopita mentre l'oscurità controllava la vita nel vostro mondo è molto più di quanto richieda la vostra missione. Miriadi di altre anime vi stanno aiutando ad aiutare la Terra e i suoi abitanti. Alcune intere civiltà stanno irradiando luce sul pianeta per mantenere le vibrazioni in costante aumento. I membri di una civiltà, che appaiono sotto forma di formazioni nuvolose, stanno riducendo notevolmente gli inquinanti tossici nei cieli. Fino a quando i cosiddetti sieri non saranno più in uso, gli scienziati delle forze speciali ET continueranno a cancellare la programmazione dei nanochip e a diminuire l'efficacia degli elementi che funzionano in combinazione con la tecnologia 5G. I membri di queste forze in tutte le agenzie di intelligence sanno cosa stanno pianificando gli operatori degli illuminati e avvisano i cappelli bianchi che si preparano di conseguenza. Come abbiamo detto in precedenza, altri membri delle forze speciali e gli equipaggi delle astronavi che circondano il pianeta impediranno la detonazione delle testate nucleari se necessario. Gli angeli custodi e altre anime dei regni angelici stanno irradiando la luce dell'amore incondizionato e gli spiriti guida forniscono suggerimenti pratici che gli individui ritengono essere i loro momenti aha. Amati fratelli e sorelle, fate parte della più potente schiera di aiutanti che questo universo abbia mai conosciuto. I messaggeri della luce ci dicono di chiedere dentro di noi le risposte. Non so se non ne ricevo o se non le ricevo abbastanza chiaramente da poterle analizzare per poter discernere a quali informazioni credere. Ora cosa devo fare? Anche se è possibile sentire una voce che vi dice chiaramente cosa è vero e cosa no, è molto più probabile che le risposte arrivino come intuizione, il messaggio dell'anima alla coscienza.
Il vostro sé anima è all'interno della coscienza cosmica o intelligenza della sorgente creatrice ed è da lì che le informazioni arrivano in modo intuitivo. Non è necessario analizzarle, ma è necessario fidarsi della propria reazione immediata. Se l'informazione fluisce con naturalezza e leggerezza nel vostro spazio del cuore, è molto probabile che sia vera. Se sentite una resistenza, ad esempio uno strattone momentaneo o una sensazione di blocco, molto probabilmente l'informazione è falsa. Fidarsi di ciò che si percepisce come verità o falsità è discernimento. Nelle vostre terre d'origine, la guida dell'anima raggiungeva la vostra coscienza con la stessa naturalezza con cui respiravate. Nei corpi di terza densità, invece, imparare a fidarsi dell'intuizione è come perfezionare qualsiasi altra abilità. Richiede pratica. Aggiungiamo un'altra nota sull'intuizione e sul discernimento. Questa capacità abbinata distingue tra ciò che è importante per voi sapere e ciò che non lo è. Non cercate dentro di voi risposte a domande di natura banale. Se la luce sulla Terra si sta intensificando, perché la violenza sta aumentando? Non dovrebbe diminuire? La violenza è l'aspetto negativo dell'intensificarsi della luce, ma solo fino a quando la luce diventerà così intensa che le basse vibrazioni della violenza non potranno esistere e quel momento si avvicina di giorno in giorno. La maggior parte della violenza ora è causata dagli oscuri, che stanno combattendo le forze della luce con le unghie e con i denti ad ogni passo del cammino. La violenza che voi chiamate casuale è il risultato della luce che rafforza le caratteristiche e il comportamento dell'umanità. Ciò che è buono migliora, ciò che è cattivo peggiora. Gli individui che sentono di essere stati trattati ingiustamente dirigono i loro sentimenti verso le persone che ritengono responsabili. Gli individui che ritengono che la società li abbia ignorati si scagliano contro gli estranei. I membri delle bande agiscono con maggiore astio nei confronti delle altre bande e c'è una rivincita da parte degli individui che ritengono di essere stati vittime di bullismo. Alcuni individui agiscono per un profondo bigottismo razziale o religioso, altri per la violenza dei videogiochi e dei film. Molti di questi episodi sono lezioni karmiche scelte da tutti i diretti interessati. Cara famiglia, sulla Terra c'è molto, molto più bene che male. Innumerevoli atti di gentilezza, generosità e assistenza avvengono ogni minuto di ogni giorno in tutto il mondo. C'è un'incommensurabile abbondanza di bontà sulla Terra e la vostra luce contribuisce a farla fluire e crescere. Gli esseri di luce di tutto questo universo vi onorano per la determinazione nella vostra missione e sempre vi incoraggiano ad andare avanti nel vostro viaggio sulla Terra. Amore e pace. Suzanne Ward. Traduzione e voce Marina.